del Pomicino, capitalismo me la presenta finanziario. lei l'ospite sul divano? Come no, come no. Ah, veramente grata a nome di tutti gli italiani per quello che fa Grazie. e per quello che continuerebbe a fare nei prossimi anni. La Grazie. raggiungo Dacia Maraini, la scrittrice italiana più tradotta all'estero. Di lei potrei dire tante di quelle cose, è da fare un intero tagadà, ben trovata. Grazie, grazie. Sono molto contenta che lei sia qui. Grazie. Dunque, siamo qui per parlare della bambina e il sognatore. Ci arrivo presto presto, però prima le voglio chiedere, lei ha avuto una vita piena di cose, no? Piena di viaggi, piena di libri, piena d'amori anche? Sì, anche, certo. Prima di tutto l'amore per, proprio, per quello che faccio, per la scrittura, perché se uno ama, Ecco, si ama la scrittura? si ama la scrittura, è una passione, si è disposti a fare dei sacrifici se si ama il proprio mestiere, altrimenti no. Ma è anche una forma di dipendenza? Perché Sì, perché non si può stare più non si può senza. stare più sé, però devo dire che leggere e scrivere sono le due attività che vanno insieme, non è che solo scrivere, è Cioè, se ha leggere e bisogno di scrivere. alimentare la propria Sì, scrittura attraverso la sì, lettura degli sì, scritti di altri. sì, sì. Senta, facciamo un passetto indietro. Io glielo chiedo, diciamo, senza filtri, no? Sua mamma chi era? È scomparsa Sì, recentemente. Che era una donna persona era? straordinaria, era una donna di grande coraggio che dipingeva quando era ragazza, dipingeva anche molto bene, adesso a Palermo faranno una mostra delle sue pitture. Poi ha avuto 3 bambine e ha smesso, come fanno molte donne, per occuparsi delle figlie. E, però ha seguito questo giovane marito, che ancora non era nessuno, che aveva vinto la borsa di studio in Giappone, proprio Accidenti. appena sposati. Poi Dove tra l'altro poi avete avuto un'esperienza nel 1943 pesantissima, no? siamo stati finiti in campo di concentramento Concentramento. per 2 anni. Lì ho conosciuto e credo che, insomma, per me è stata un'esperienza molto profonda e molto definitiva, insomma, che mi Lei ha ha conosciuto la segnato. forza o la debolezza dei suoi genitori? La No, no, la forza, forza, vero? la forza. Mi hanno anche insegnato, per esempio, l'idealismo, cioè difendere le proprie idee anche quando si rischia, perché difendere Anche le quando in proprie gioco c'è la vita, idee, no? Questo è il appunto, punto. perché difendere le proprie idee così in condizioni di pace sono tutti buoni, ma quando difendere le proprie idee significa rischiare qualcosa, beh, quello è un atto di coraggio. Lei è andata in Sicilia, no? Per l'ultimo Sì, saluto a sua mamma, in provincia di Palermo. a Casteldaccia, perché c'era la casa vinicola, perché mio nonno aveva una casa vinicola, il Corvo di Salparuta, e mia madre ha voluto essere seppellita vicino a suo padre, sì, che amava molto. Le voglio far sentire una cosa che ha detto Vecchioni sulla Sicilia, l'avrà sentita, gliela faccio risentire. Il dolore non deve avere l'ultima parola nella nostra storia. Va bene Non è che... Vecchioni, era chiaramente non No, Vecchioni, diciamo. Vediamo se... Intanto che lo carichiamo le chiedo una cosa, no? Lei ha avuto oggettivamente due genitori sì, importanti, certo. pesanti, no? E quand'è che lei ha la percezione, si ricorda del momento in cui ha smesso di essere figlia ed è diventata un'altra cosa, è diventata la persona che noi Ma conosciamo, una che abbiamo volta mio padre conosciuto? mi ha detto, cioè, finora mi dicevano sempre, dice, tu sei la figlia di Fosco Maraini, dice, però da un po' di tempo sento dire, tu sei padre Ah, di che Dacia meraviglia! Questa Maraini. però era la sua percezione, lei ce l'ha avuta ad un certo punto? Sì, beh sì, quando la famiglia si è sfasciata, ci siamo un po' dispersi tutti quanti, questo è successo effettivamente. Ma io avrei avuto 13-14 anni, è stato un momento anche duro, difficile, perché quando le famiglie si rompono, i figli in qualche modo, Cioè la separazione dei la suoi separazione genitori, dei lei genitori, dice. sì. E lei ancora lo ricorda, lo sa che sono impressionata da questo, perché Sì, diciamo, è un tema che conosco, quindi lo mi so. interessa sapere che lei ancora lo ricorda così. Beh, è stato un momento difficile, è stato un momento difficile, anche se poi uno si abitua, supera, non è che sia un trauma definitivo, però è un momento in cui si sente che c'è questa armonia che Che si si rompe, si rompe. sfalda e qualcosa si rompe anche dentro di noi.
La bambina e il sognatore, adesso devo ossigenarmi, la bambina e il sognatore, una bimba, lei si mette per la prima volta nei panni di un uomo, sì. Intanto, perché? Ma è venuto così. È facile, è difficile, è stato complicato? Pensavo che fosse molto difficile perché appunto uno si identifica, però poi facendolo parlare, facendolo riflettere, facendolo... Io ho capito che mi mettevo tranquillamente nei suoi panni. Certo, non è un macho, cioè non è uno di questi viriloidi che pensa di prendere la pugna. Di no. Ecco, è un uomo umano. Un uomo che recupera anche in fondo, prova a guarire una ferita antica, sì. Probabilmente una ferita che non si può chiudere. Che non si può, perché perdere una figlia è una cosa terribile. Però spesso si pensa che i bambini piccoli siano una... che siano, dipendono dalle madri, no? Che i bambini piccoli sono qualcosa che riguarda le madri, e invece secondo me i padri qualche volta censurano. Diceva un maestro di Bergamo, che fa il maestro elementare, che mi ha detto, diceva, io chiamo i genitori, no? Per parlare dei loro bambini. E vengono sempre le madri. Cioè, ma dove sono i padri? Ma non c'hanno i padri queste bambine, però forse questi bambini. Lei dice bene, forse talvolta davvero censurano, si autocensurano. Si è censurato e considerato una cosa da donne, e non abbastanza virile, ma è una stupidaggine, è una stupidaggine culturale. Un come luogo tante comune, di quelle stupidaggini che ci circondano. Un luogo comune, un luogo comune. Invece secondo me gli uomini hanno prima di tutto il desiderio di paternità molto forte ed è bello che sia così. Anzi, è cosa più bella. E poi oggi è molto più consapevole anche la paternità. Sì, oggi no? Mi dice meno... se dovesse uscire oggi la sua autobiografia come si intitolerebbe? Ah, non ho più vaga idea, non lo so. Vivere nelle difficoltà e imparare... vivere in difficoltà, perché ne ho avute tante, poi si impara, o si muore o si impara, questo mi ha insegnato il campo di concentramento. La bambina e il sognatore, io la ringrazio per essere stata tra noi, ci vediamo lunedì. Grazie a lei.